Cari seguaci e amici Peaceman, ben ritrovati su Araxan Channel. In questo video parlerò del capitolo 1028 di One Piece Brachiojaurus, capitolo che prende il titolo da un attacco utilizzato da Queen, un capitolo che definirei di cambiamenti. Ma prima di parlare del capitolo, volevo scusarmi con voi, ma la scorsa settimana per impegni personali sono stato impossibilitato nel realizzare la videoanalisi al 1027. Questo periodo, soprattutto il fine settimana, non ci sono praticamente mai e il capitolo, uscendo per noi il venerdì, mi viene difficile essere presente come vorrei. Questa domenica però sarò in live dai miei amici dei massimi esperti che saluto! Detto ciò, vi ricordo che per aiutare il canale è importante iscriversi al canale. Forse per voi non è molto, ma per me è tantissimo. Ringrazio quindi tutti coloro che si iscriveranno e gli attuali iscritti, e in particolare te che in questo momento stai cliccando su iscriviti. Grazie! Ovviamente, per seguirmi a 360 gradi, seguitemi anche su Instagram. Se non lo farete, Sanji verrà a cercarvi e farà fare alla vostra spada la stessa fine della spada di Queen se siete maschietti. Se siete donne, verrà a corteggiarvi, perché Sanji non può amare una sola donna. Sanji le ama tutte! Per essere sempre aggiornati sulle ultime uscite e acquistare i vostri manga e fumetti dal tacco alla punta del nostro stivale, passando per Wano e il resto del globo, la Tana del Nerd è sul web. Quindi, se cerchi un venditore di fiducia, competente e preciso, ora puoi rivolgerti a La Tana del Nerd. Giacomo Ferrucci ti aspetta! Grandissima novità! Dopo anni che non veniva doppiato in italiano, torna doppiato in italiano One Piece con nuovi episodi. Nuovi in italiano, si intende, visto che, ahimè, si partirà da Punk Hazard. La grande novità è che lo faranno in prima serata, tutti i mercoledì, a partire dal 20 ottobre 2021. Quindi, One Piece diventerà un appuntamento settimanale. Ahimè, nel mentre il grandissimo doppiatore di Brook, Daniele Demma, è venuto a mancare nel 2017, e quindi scopriremo tutti insieme il nuovo doppiatore. Ringrazio di cuore Bottega Animazione, che si è occupata di tradurre e doppiare One Piece in italiano, mi mancava. A differenza di molti, ho sempre apprezzato i nostri doppiatori, molto meno l'adattamento, ma quello non dipende dai nostri doppiatori, che sono sempre stati molto molto bravi. Quindi, mercoledì 20 ottobre su Italia 2, non perdetevi nuovi episodi, finalmente in italiano. Nell'immagine trovate anche il link al sito dell'azienda che ha doppiato l'anime, www.bottegaanimazione.it. E ora parliamo un pochino della cover. Abbiamo una cover a colori molto interessante che meriterebbe una videoanalisi a parte per parlare di tutti i videogiochi citati, da Mario Bros a quello che credo possa essere Metal Gear, passando per Street Fighter, Donkey Kong e Zelda. Quindi, andiamo avanti! E ora il capitolo! Parlerò quasi subito del capitolo 1028, ma prima volevo dire una piccola cosa riguardo il capitolo precedente, visto che, ahimè, è saltata la videoanalisi per problemi personali. Mi è piaciuto molto lo scambio di battute finali tra i due combattenti, Zoro e King. Mi ha fatto tornare alla mente ancora una volta Alabasta. Ricordate i parallelismi e la live che feci con diversi invitati dove lanciai l'hashtag Wanabasta? Ebbene, direi che ci risiamo. Questo scontro non può non ricordare Zoro contro Mr. One. In quello scontro Zoro era ridotto molto male e si superò. E sappiamo come finì, vinse. Qui ancora deve vincere, ma come ad Alabasta, il suo essere uno spadaccino sta lasciando spazio alla belva, una belva che ti azzannerà la carotide se deve, pur di vincere per il suo capitano. Detto ciò, parliamo subito del capitolo 1028 e dei punti fondamentali. Alcuni parlerebbero solo di Sanji. Ammetto che il finale è così destabilizzante che riuscire a parlare del resto, seppur molto importante, risulta difficile, ma ci proverò
e solo dopo spenderò due parole su Sanji, ma prima il resto, che fa riflettere e non poco. Tutti vogliono Nico Robin, me incluso, lo sapete, e dopo Kaido e Big Mom, ora il governo mondiale si affaccia nuovamente sul palcoscenico. Chi si aggiudicherà la bellissima archeologa? C'è una cosa però che mi puzza. Non so voi, la CP0 dice che il drago rosa è probabilmente il frutto di Vegapunk e sembravano interessati ad esso quando ne hanno parlato la prima volta qualche capitolo fa nel 1007 intitolato Il Signor Tanuki. E ora sembra snobbarlo. Qualcosa non quadra. Inoltre, come mai questo interesse per Wano? È solo per la questione della galmatolite? O c'entra qualcosa con le parole di Kaido? Ditemi la vostra. E ora parliamo di Sanji. Per farla breve, anche se Sanji nel cuore rimane il Sanji che conosciamo, non è più Sanji. È lo stesso Sanji a dirlo, aiutandoci in un certo senso ad accettare la cosa. Potremmo quindi dire che la parte riguardante Sanji viene salvata da Sanji stesso. Perché dico questo? Beh, come vedete nell'immagine, in piena saga di Whole Cake Island viene precisato che Sanji è un comunissimo essere umano. Inoltre, nel più recente capitolo 1005, Sanji non attiva l'haki dell'armatura perché non vuole ferire una donna con il suo corpo, in questo caso Black Maria, che sta per usarlo come un sacco da box. Invece, nel capitolo 1028, cosa scopriamo? Sanji è un superumano. Ma personalmente trovo che ciò che ho letto vanifichi in parte gli sforzi di Sora. Poteva ancora accettare che riguardasse la questione del fuoco, ma c'è la storia di Sora di mezzo. Quindi cos'è Sanji? Un superuomo in provetta frutto di uno scienziato pazzo? Io Sanji l'ho conosciuto come un umano gentile, pervertito, e ora si crea un parallelismo con Superman l'uomo d'acciaio, ma non trovate lo snaturi troppo? Per carità, come upgrade è fighissimo. E ha senso, Per il resto non so. Mi ha lasciato con l'amaro in bocca. Fossi solo sangista, ci sarei rimasto davvero molto male. Altra cosa, ormai l'haki dell'armatura non gli servirebbe più in una situazione come quella di Black Maria. Praticamente Sanji è diventato un eroe della DC, dove DC sta pure per l'imprecazione che chi ha sempre apprezzato un Sanji naturale avrà detto. Ha una rigenerazione che persino Wolverine della Marvel, che io adoro, fatti da parte. Personalmente, trovavo che la Red Suit era un ottimo power-up. Indossa la Red Suit e può giocarsela senza problemi, tra virgolette ovviamente. Boh, non so, ditemi voi. Di domande ne avrei volute fare tante, perché come dico sempre, in One Piece sono sempre più le domande che le risposte. Ma si è fatto tardi e sto weekend sarò assente. Questa sera sono stato in live ospite presso Anime Podcast, che saluto. Arriviamo dunque alla fatidica domanda. Ma Oda riuscirà a disegnare tra pause e quant'altro la tanto aspettata mossa di Shanks entro la fine del 2021? Quando appare il leoncino, se mi seguite da un po' sapete che ormai arrivano i saluti. Saluto quindi il Circolo del Leoncino, tutti voi che siete arrivati fin qui, e vi ringrazio per la vostra visualizzazione, grazie di cuore. Se siete arrivati fin qui, se commentate, usate pure l'hashtag Je suis Sanji, ripeto, hashtag Je suis Sanji, per dimostrare che anche voi siete dalla parte del nostro cuoco. Aiutami a far crescere il canale e condividi questo video. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che lo faranno. Sappiate anche che se non lo dicessi non sarei più io, quindi lo ripeto. I Lupi Team cercano editors. Vedendo il vecchio lupacchiotto mi fa rimembrare che hanno cambiato la grafica. Sarà il caso che lo faccio anch'io. Detto ciò, per sostenere il canale, oltre ad iscrivervi, come ricordavo all'inizio del video, mettete un like e se proprio non vi è piaciuto anche un dislike. Grazie per essere stati con me fin qui, grazie di nuovo per la visualizzazione e ci vediamo al prossimo video, ciao!